evento non è una manifestazione di protesta, ma è un evento di sensibilizzazione. Tavoli apparecchiati con lumini di candela, nessun cliente e una padella vuota, proprio come i ristoranti, le scuole di danza e i pubblici esercizi che stanno affrontando disagi e difficoltà a causa della pandemia e delle decisioni adottate dal governo. Non è stata una protesta, ma un evento di sensibilizzazione, quello avvenuto sabato scorso in Piazza del Popolo a Pesaro. A precisarlo è il segretario di Confcommercio Davide Paso, sceso in piazza con i sindaci di Fano e Pesaro, imprenditori, artisti, musicisti, taxisti e altri rappresentanti delle categorie colpite dalle chiusure o dalle limitazioni imposte dal DPCM. In due striscioni posizionati a terra, il riassunto delle loro opinioni e richieste. La notte porta consiglio, non il virus, e ancora tempo, soldi e pazienza finiti. Covid sta uccidendo le persone, ma la paura e il terrorismo psicologico che ogni giorno ci viene propinato sui media nazionali e sta portando le persone ad allontanarsi dalla vita quotidiana. Stasera l'abbiamo voluta dimostrare. Ringraziamo i due sindaci perché vedere insieme Massimo Seri come sindaco di Fano e Matteo Ricci come sindaco di Pesaro insieme hanno legittimato il nostro evento, hanno capito che noi siamo in grado in maniera rispettosa ed educata di far sentire alta la nostra voce. Da oggi però noi abbiamo chiesto ai due massimi rappresentanti, i primi cittadini delle due città, vogliamo partecipare ai tavoli tematici perché noi non siamo più in grado di accettare un DPCM creato da 450 soloni esperti che mi chiudono i ristoranti alle 18 quando, se loro conoscessero la vita reale, saprebbero che alle 18 il ristorante è chiuso. Quindi è logico che non hanno idea neanche degli orari, non sanno neanche come funziona un'attività. Vogliamo ritornare alla quotidianità che ci viene tolta giorno dopo giorno, ha proseguito Paso. Il problema non è oggi, ma sarà un domani, quello di riprendere la voglia di vivere. Qualcuno, ha poi aggiunto Matteo Ricci, per una cattiva pubblicità personale ha rischiato di mettere in cattiva luce un'intera categoria. Il disagio che vivono questi imprenditori è tanto e non sappiamo quanto durerà. Se saremo responsabili potremmo avere un ampliamento della libertà di movimento, in caso contrario, ulteriori limitazioni. Abbiamo davanti a noi settimane di resistenza, ha proseguito il primo cittadino, fino a quando non ci saranno un vaccino ed una cura appropriata contro il coronavirus. Dobbiamo essere molto responsabili, molto equilibrati tra la questione sanitaria ed economica. È ovvio che le attività che oggi protestano sono quelle che più di altre hanno avuto un crollo del fatturato ed è anche per questo che i ristori stanziati devono arrivare velocemente. Ieri il ministro Gualtieri ha detto che 1 miliardo è già partito, questa è fondamentale perché anche se non sono sufficienti la velocità del ristoro diventa fondamentale per resistere. I casi stanno aumentando, noi siamo messi molto meglio rispetto al resto della regione perché siamo stati molto colpiti prima, però anche da noi stanno aumentando, quindi bisogna tenere la guardia alta, avere grande pazienza, grande equilibrio e grande capacità di ascolto cercando di dare le risposte possibili. In questo caso velocità al governo, ulteriori risorse alla regione e quello che possiamo fare anche noi come comuni sicuramente lo faremo.